nuovo in studio con Linea Diretta, ospite il dottor Antonio Castelli, primario del reparto di dermatologia dell'ASL 8 di Arezzo, con cui parliamo delle malattie della pelle. Siamo in debito con una telespettatrice che credo pazientemente, cortesemente ha aspettato al telefono perché voleva rivolgere la domanda al dottor Castelli. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei signora, la domanda al dottor Castelli. Senta, purtroppo anch'io sono affetta da dermatite e la parte peggiore è quella della testa. Volevo chiederle, oltre a creme, shampoo, che ormai conosco da anni, una lampada uva, quella della, ma a basso dosaggio mi sembra, può aiutare in un periodo come questo, che io il cambio di stagione lo sento tantissimo. Può far bene oppure meglio lasciar perdere, perché magari già quella può creare ulteriori danni? Grazie. Grazie a lei per la domanda, signora. Molto gentile, dottore. Ha parlato di dermatite, però non ci ha detto la diagnosi, perché le dermatiti al cuoio capelluto possono essere diverse. Abbiamo parlato prima della psoriasi, quando la signora ha detto anche io, forse si riferiva alla psoriasi, perché anche la psoriasi può localizzarsi al cuoio capelluto, però abbiamo tante altre patologie, la pseudotinea miantacea, anche la dermatite seborroica. Ora, qual è il problema? La signora ha parlato del cuoio capelluto e della terapia con le lampade. Allora, i raggi ultravioletti generalmente funzionano su tutte, anche sulla dermatite atopica, quella di cui parlavamo prima. Quindi, sia essa psoriasi, dermatite atopica o dermatite seborroica, può trarre benefici. Allora, una sola accortezza. Prima bisogna spegnere la malattia, la dermatite, con i farmaci. Perché se no il sole o la radiazione ultravioletta della lampada, anche quelle UVA, quelle diciamo normali abbronzanti, cioè diventano come benzina sul fuoco, quindi bisogna togliere l'infiammazione e le squame, anche perché se no i raggi ultravioletti non penetrano e non possono, come dire, essere benefici. L'altro problema è questo, cioè se parliamo dell'attaccatura dei capelli, scusate se per intendersi, allora sì, mettendo una fascia, una donna, legandoli, può avere un beneficio lì. Però i capelli sono un protettivo solare stupendo, fantastico. Cioè, e quindi non c'è la possibilità dei raggi di poter penetrare i capelli, specialmente di una signora, poi dalla voce era una signora giovane, quindi sicuramente ha molti capelli, e per cui non penetrano. Allora è inutile, perché poi i raggi ultravioletti poi sfibrano i capelli, avrebbe degli effetti, cioè non avrebbe i benefici che si aspetta. Per cui se è sulla cute glabra, cioè senza peli o capelli, va bene prima curare e poi fare i raggi ultravioletti per stabilizzare. Però se è nel cuoio capelluto, come diceva la signora, solo una terapia che possiamo portare lì con delle mousse, con delle cose che ci sono, dei prodotti, cioè capaci di veicolare dei principi attivi in maniera idonea nei capelli, senza ungere, senza sporcare, se no i raggi ultravioletti non penetrano, non ce la fanno. Ho 15 anni, ho l'acne, questo è un problema che credo riguardi moltissimi giovani, faccio la pulizia del viso regolarmente, ma proprio in questo ultimo periodo mi sta peggiorando un po' la situazione, sono piena di bollicini rossi, non riesco più a nasconderli neanche con il fondotinta, perché poi ci sono anche, dottore, due aspetti, un aspetto che è strettamente medico, legato alla convivenza con l'acne, e un aspetto anche, se vogliamo, psicologico, soprattutto nei ragazzi e nelle ragazze adolescenti, no? Come è possibile risolvere questa situazione? Allora, va benissimo la pulizia del viso, eccetera, però la pulizia del viso, quando ci sono i cosiddetti piccoli punti neri, che sarebbero i microcomedoni, e quindi fa bene la paziente, cioè a fare questa pulizia dall'estetista, eccetera, perché il viso, più pulito, la ghiandola riesce a riversare all'esterno il suo contenuto senza infiammarsi, eccetera. Però parla di bollicini rossi, quindi vuol dire che siamo in una fase in cui bisogna intraprendere delle terapie. Oggi le terapie dell'acne sono veramente molte. Mi sembrava di capire che non riusciva più a coprirli col fondotinta, anche lì bisogna stare attenti, perché l'atteggiamento normalissimo dei ragazzi, che se si vede un bollicino a volte dice non vado nemmeno a scuola, non esco di casa, il bollicino viene vissuto veramente con un grosso trauma. Però attenzione, perché ci sono dei prodotti cosmetici
che sono idonei nel trattamento dell'acne. Mi spiego? Cioè, l'acne va curata e in base al tipo di lesione, ora si parla di bollicino rosso, ma l'acne va da quella papulosa, papulopustulosa, papulonodulare, fino alla nodulocistica. Allora, le terapie sono diverse, i retinoidi topici e quant'altro, fino alla cura per bocca, possiamo arrivare anche ai retinoidi per uso orale. Però attenzione, perché ci sono dei prodotti cosmetici adatti, perché alcuni addirittura favoriscono l'acne. Allora diventa il cane che si morde la coda. Cosa voglio dire? C'hanno il bollicino. Allora, parliamo qui del lavoro in televisione. Certo. Allora, se guardano le TV nazionali, anche ragazzi giovani che spesso si vedono, quando fanno i primi piani hanno delle pelli bruttissime. Molto brutte. Perché molto sono costretti a usare, per motivi scenici, cioè dei coprenti che hanno un effetto proprio di produrre l'acne. Quindi attenzione, va bene la pulizia del viso, però in questo caso bisogna fare una terapia idonea che non si può sintetizzare in una risposta breve, e una cosmesi adatta e dedicata. Ecco. Dovrebbe... E l'acne si cura, eh? I bollicini vanno via, ce l'abbiamo. Abbiamo dei farmaci per cui anche le forme più resistenti si risolvono. Ecco, io pensavo anche all'aspetto, dottore, psicologico, se vogliamo, nelle relazioni, perché si creano anche dei disagi nelle relazioni interpersonali. È probabile che ci sia un'altra telefonata, ora magari aspettiamo, quindi, prima di rivolgere la nuova domanda al dottor Castelli. Infatti, ecco, arriva puntualmente un'altra telefonata e ci fa molto piacere. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera, la domanda dottor Castelli, buonasera. Buonasera, buonasera. Dottore, approfitto buonasera della nostra emittente locale. Senta, ho spesso del prurito all'attaccatura qui del collo, dietro le ginocchia e sotto le ascelle. Che cosa posso fare? La ringrazio per la domanda. Sono poi dei punti, allora, strategici forse, no? Sì. Allora, il signore che ci ha chiamato ha espresso un sintomo solo, prurito. È una sede. Allora, il prurito non è una morfa clinica, cioè, che fa fare diagnosi, è una sensazione soggettiva. Quindi molte malattie della pelle si accompagnano a prurito. Ne possiamo elencare dal lichen, dall'orticaria, dall'eczema, eccetera. Quindi il prurito è un corollaio di tantissime malattie della pelle, e tantissime si possono localizzare nelle sedi che ci ha raccontato il paziente. Potrebbe trattarsi, ora però con beneficio di inventario, anche qui di una dermatite atopica, cioè dell'eczema costituzionale, dell'eczema che prende le pieghe, proprio, ecco, appunto quella del ginocchio, come giustamente ci precisava il signore che ci ha chiamato prima, quella del gomito e a volte del collo. Quindi, e spesso si aggrava quando c'è un'eccessiva sudorazione, perché parlava anche delle pieghe, esatto, sembra, delle ascelle. Una cosa, quindi, se fosse un eczema di tipo atopico, fatta una diagnosi, poi si fa una terapia. Considerando la zona, bisogna stare un po' attenti ai profumi. Cioè, se mette dei deodoranti in queste sedi... Ecco, che sono poi le sedi, in effetti, dei deodoranti. Appunto. Dire, quindi, collo, quindi, profumo, ascelle... E allora bisogna valutare, magari si potrebbe trattare di una dermatite irritativa da contatto, addirittura di una dermatite allergica da contatto, però lì va vista la morfa clinica, perché il prurito accompagna più di una malattia che si può localizzare in quelle sedi. Ecco, abbiamo 2 minuti e mezzo prima della chiusura di questa trasmissione, di questa puntata di Linea Diretta, un argomento che credo tutti gli specialisti della sua materia, dottore, abbiano affrontato, è quello delle verruche, perché le verruche credo siano all'ordine del giorno. Mio figlio ha tante verruche nelle mani, scrive una signora, ne aveva tolte alcune con il laser, ma ora sono tante, vale a dire si sono moltiplicate. Però ecco, io mi interrompo in questo momento perché ovviamente i telespettatori hanno sempre e comunque il diritto di precedenza. Pronto? 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 Buonasera.
Buonasera. Prego signora, la domanda al dottor Castelli, siamo quasi in chiusura. Buonasera dottor Castelli, un'informazione. Senta, io ho mio figlio che ha 20 anni. Sì. Dunque è stato dalla dermatologa perché ha dei brufoli nella parte della mascella. Ma dei brufolini qui. Dunque è stato prescritto delle creme, delle capsule da prendere. Però niente, non gli passano, le ha sempre. In estate un po' meno, forse con l'acqua del mare, non lo so. Però l'ha sempre lì, costanti. Grazie anche a lei signora della domanda. Dottore, abbiamo poco più di un minuto e dieci prima di purtroppo terminare. Purtroppo, ringrazio la signora, è stata anche molto dettagliata, però bisogna fare una diagnosi perché bollicino non è una diagnosi. Probabilmente sono manifestazioni acneiche, considerando si tratta di un giovane di 20 anni, quindi anche se l'acne tende a venire prima, però può perdurare e soprattutto quindi nei ragazzi di 20 anni vuol dire che è anche un'acne importante. Come si diceva, rispondevamo alla domanda di prima, le terapie sono molteplici, quindi sia locali, quelle locali, mi perdoni il termine, sennò servono per seccare il bollicino, e si possono aggiungere delle terapie sistemiche, visto che il suo figliolo è un maschietto, si può pensare anche ai retinoidi, che è una terapia un po' più complicata nelle donne, perché devono fare obbligatoriamente per legge una contraccezione efficace, mentre nei maschi dà buoni risultati e quindi potrebbe essere questa forse la strada per risolvere, almeno fino a che poi spontaneamente l'acne non l'abbandonerà. Noi ringraziamo il dottor Antonio Castelli per aver accettato di prendere parte a questo appuntamento di Linea Diretta. Grazie dottore, grazie, avremo poi magari la possibilità in futuro di approfondire altri aspetti. Ringraziamo i telespettatori che ci hanno così cortesemente seguito. Linea Diretta torna come al solito ai prossimi appuntamenti. Grazie e buonasera.